Buonasera a tutti, nuovo video e da un sacco che non pubblico, lo so, alla fine del video vi do qualche aggiornamento di cosa succederà sul canale, cosa pubblicherò, insomma. Oggi vi volevo parlare delle presidenziali USA. Quest'anno soprattutto è molto interessante perché c'è Biden che ha grosse possibilità al momento, e giovedì 5 novembre 2020, di vincere su Trump, che è il presidente uscente, diciamo ormai, degli Stati Uniti d'America. Come funzionano prima di tutto però le presidenziali USA? Ok, e come funzionano le elezioni americane? Intanto vi ho lasciato il link in bio di Wikipedia che lo spiega abbastanza bene, però cerco di spiegarvelo anch'io dato che ho fatto il video. In pratica in totale ci sono 538 electoral votes in America, non so come si traduca in italiano. Ce ne sono 538 in totale. E per vincere il candidato, che in questo caso potrebbe essere o Biden o Trump, ne deve prendere almeno 270, più della maggioranza. Ogni electoral vote viene dagli stati. Ci sono stati che hanno più electoral votes e a seconda della loro popolazione e stati che ne hanno di meno. E per esempio la California ne ha 55, il Texas 38 e lo stato di Washington, dove sono stato io l'anno scorso, ne ha 12. La Florida ne ha 29. E insomma, funziona così. Ciò che accade durante le presidenziali è che ci sono degli stati, per cui succedono appunto le incertezze che stiamo vivendo adesso con le elezioni americane, che stanno vivendo gli americani, ma anche tutto il mondo direi a questo punto, è che ci sono gli swing state. Swing state, ovvero sono degli stati che prima votavano o democratico o repubblicano e adesso hanno cambiato. Per esempio, quest'anno c'è stato il Michigan e il Wisconsin, che si chiamano in questo caso flip state perché hanno proprio girato, e come le chiama il New York Times, insomma. Per ora, President Joseph R. Biden Jr., non so quale sia il suo secondo nome, sta vincendo contro Donald Trump perché ha 253 electoral votes per se stesso e Trump ne ha 214. Ma il problema è che adesso mancano ancora da contare i voti di Nevada, Arizona, Pennsylvania, New Carolina e Georgia. La situazione in questi stati qua è complicata perché quest'anno stanno arrivando un sacco di voti per posta ai seggi elettorali e questi seggi elettorali, data l'overwhelmingly un sacco di persone che sono andate già a votare in persona, stanno facendo difficoltà a contare anche quelli per posta, quindi ci vorrà tempo per contarli tutti. In particolare la Pennsylvania sta avendo molti problemi, anche se ormai leggo che è al 90% del conto dei voti. La Georgia è il 96%, ma non hanno ancora dichiarato a chi daranno i loro voti. Insomma, è un gran casino. E sembra però che vinca Biden, sembra che vinca Biden. Trump per vincere a questo punto dovrebbe davvero vincere i voti di tutti questi stati, ma a questo punto, secondo le previsioni dei giornalisti, anche del New York Times, spiegano che è quasi impossibile la cosa. Però insomma, vedremo. Nel 2016 Trump ha vinto davvero per un piccolo margine, quindi vediamo. E non vi ho detto ancora una cosa che ha fatto scalpore nelle elezioni del 2016, quando Hillary Clinton perse contro Trump pur avendo il voto popolare maggiore di Trump. Tipo la Clinton aveva, facciamo, 64 milioni di elettori che avevano votato per lei e per Trump avevano votato 63 milioni. Ma l'importante in America è vincere gli stati, perché se vinci lo stato ti dà tutti i suoi voti. Cioè, potrei avere anche 100 milioni di persone che ti votano solo in California, ma se ti votano solo in California, alla fine avrai solo 55 voti. Devi avere elettori che ti votino in ogni stato. Quindi California, Oregon, Washington, Montana, Idaho, Ohio e tutta quella roba lì. La situazione rimane incerta, stanno iniziando ad esserci delle proteste davanti ai seggi elettorali, soprattutto di elettori di Trump, perché Trump si è messo a dire adesso che vuole andare alla Corte Suprema per chiedere che venga tutto ricontato e così. Anche adesso che la Corte Suprema è composta da 6 giudici repubblicani e 3 democratici, non so cosa potrebbe succedere, e se andassero in favore di Trump dicendo sì, ricontiamo tutto, ci sono state delle frodi, o se dicessero no, va bene così. E allo stesso tempo c'è Biden che invece sta dicendo, perché lui se la vede la vittoria, è a 17 voti distante dalla vittoria,
dice che va tutto bene, bisogna avere pazienza e aspettare che i conti, che i voti vengano contati. Insomma, la situazione è un po' di incertezza, però è così la politica, insomma. A me piace tanto e se non mi seguite ancora su Instagram, seguitemi perché è lì che posto di solito quotidianamente roba di politica, rompo un po' le scatole, ammetto. Direi che questo è tutto per il video e peace. Se sei ancora rimasto è perché vuoi sapere come sarà la programmazione dei video in futuro. Allora ti posso dire che sono indietrissimo e sia con il video lì della nave che va a fuoco, come avrai mai capito, e sia con un video di quest'estate in Puglia, insomma, in vacanza. Mi dispiace un sacco, ma c'è sta scuola qua che mi sta rompendo un sacco le scatole e adesso cerco di andare tutto bene, di togliermi tutte le robe così posso dedicarmi 100% ai video. Bye bye.